Coppa Italia c'è sempre l'elo bianco. 8 anni? Sì, beh, sono felicissima, non posso dire quanto, di essere rientrata, di aver scelto Bergamo, di aver vinto così con loro in questi 2 giorni incredibili. Cosa è successo in questi 2 giorni? Me lo siete ancora detto? No, però io penso che siamo una squadra stranissima, forte ma molto strana, durante l'anno con tanti alti e bassi, però credo che Bergamo come squadra, come società, mantenga di fondo la capacità di giocarsi le grandi finali, gli obiettivi importanti, quindi l'abbiamo dimostrato di nuovo. Poi ci sono campionesse come l'Elo Bianco che non vogliono mollare mai neanche l'ultimo pallone. No, io no, anche se dico la 2 giorni così è tosta, però ho cercato di recuperare tutto quello che avevo e sono aiutata dalle mie compagne, davvero volevo questa coppa tantissimo. Dopo il 25-11 del secondo set di ieri, arrivare alla Coppa Italia, la pallavolo è strana, eh? Che sia stata quella la svolta, il 25-11 vorrei sapere se qualcuno ci credeva ancora, noi ci credevamo ma era difficile, lì abbiamo svoltato. Qual è il segreto di Elo Bianco per fermare il tempo? È la passione, credo, la passione è quello che provo quando gioco. Quante persone ti hanno chiesto di tornare in nazionale per la qualificazione olimpica? Dei un numero vero, non... No, non lo so, qualcuno. È una promessa? No, che me l'hanno chiesto, è una promessa, no, io non faccio promesse così. Siete resi conto di cosa avete fatto? No, penso che ancora no. Esaltante però questa partita, perché se ieri avete avuto delle difficoltà, stasera avete fatto una partita esaltante. Sì, sicuramente è una vittoria bellissima perché arriva, non dico inaspettata, però arriva sofferta, attraversando molti momenti difficili, quindi per questo credo che sia ancora più bella. È stata una stagione non facile, lo dicevi tu prima, e adesso che cosa è successo secondo te in questi 2 giorni? Ma come dicevamo dall'inizio, questa era una squadra che doveva comunque trovare ancora continuità, perché ci sono alcune ragazze esperte, alcune più giovani, sicuramente bisognava trovare le proprie sicurezze. Spero che questa vittoria riesca a darci la sicurezza che ci mancava. La carriera è lunghissima, tantissime vittorie, riesci a fermare il tempo anche nel tuo ruolo? Ma io sono contenta così perché vorrei concludere la mia carriera con delle vittorie. Purtroppo con tutti gli infortuni che ho avuto avrei forse smesso anche prima, ma non volevo smettere così, volevo vincere ancora, quindi forse potrebbe essere l'anno buono, non lo so.